Contrariamente a quanto annunciato, la bonifica delle discariche ex-2A e 2B del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino domani non partirà per importanti ritardi accumulati nell'espletamento dell'iter burocratico avviato già da tempo. La denuncia arriva dai consiglieri regionali del Partito Democratico Antonio Blasioli e Silvio Paolucci, che chiedono alla Regione di non perdere altro tempo. Il cronoprogramma stilato dal Ministero delle Infrastrutture non è stato rispettato, dichiara Antonio Blasioli, che al TG8 aggiunge: ci dispiace dire che avevamo ragione quando il 15 di novembre dell'anno scorso dicevamo che c'erano ritardi e tante criticità sul progetto di bonifica delle aree ex 2A ex 2B del sito di interesse nazionale di Bussi. Il Ministero delle Infrastrutture aveva fatto un cronoprogramma dicendo che il 1° di ottobre sarebbero partiti questi lavori di bonifica. In realtà il progetto DECDEME, che è il progetto che nasce dalla vecchia progettazione GOIO, in realtà è ancora sotto valutazione dell'organo accertatore, che è quello nominato ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016 da parte del Ministero dell'Ambiente. In queste ore dovrebbe esserci una risposta definitiva su questo, ma questa risposta ci doveva essere, da cronoprogramma, entro il 31 dicembre del 2021. Ci sono quindi 8 mesi di ritardo e domani, contrariamente a quanto annunciato, la bonifica non partirà. E non è una cosa neutra, perché leggendo l'ordinanza della Polizia Provinciale di Pescara che cita l'ARTA, dice chiaramente che l'inquinamento di quella parte del fiume deriva ancora dalle 2A e 2B, questi due territori che dovrebbero essere oggetto di bonifica. Poi noi oggi diciamo ancora una volta quali sono le criticità che questo progetto di bonifica potrebbe incontrare e chiediamo ancora una volta al Presidente della Giunta Marsilio di sedersi con il Ministero, con chi sarà il nuovo Ministro dell'Ambiente, per verificare se queste criticità potrebbero rallentare ulteriormente, già siamo a un anno di distanza, la bonifica di quelle aree. Una tra tutte è quello che prevede l'articolo 4 dell'accordo di programma firmato tra il Ministero e la Regione Abruzzo, dove c'è scritto che tutto quello che costerà di più dei 39 milioni di euro che sono rimasti dal famoso finanziamento Legnini, legge del terremoto, per quelle bonifiche, sarà a carico della Regione Abruzzo. Noi riteniamo, un po' per i ritardi, un po' per l'aumento dei costi, un po' per il fatto che quello è un appalto per il 90% a misura, che ci saranno delle grosse sorprese che potrebbero ricadere a carico della Regione Abruzzo. Con un paradosso, che chi, diciamo, è stato il soggetto inquinato, cioè la nostra regione, la Valle Pescara, il fiume, poi sarà costretto anche a pagarsi la bonifica.